con l'ordine di Shane. Andiamo ad aprire il pacco gigante. Allora, che cosa ho acquistato? Allora, questo era praticamente un pacchettino che volevo già da tempo e sono... andiamo ad aprirlo, aspettate che ho la forbice. Ok. Allora, sono andata ad aprire, praticamente sono queste tipo mini caramelline, non so come, spiegarvelo, scusate. E niente, sono così, queste appena le immergete nell'acqua diventano subito delle salviettine più o meno di questa dimensione. E quindi niente, ecco, sono buone, ecco, da portare in viaggio. E niente, le ho volute provare. Rimanete sempre fino alla fine del video, insomma. Allora, poi che cosa ho acquistato? Allora, questo portachiavi con la scritta Love. Questo praticamente cosa è successo? L'avevo preso per me e mia sorella. Se avete seguito la serie TV, cioè il film vero e proprio di Sex and the City, il terzo capitolo, insomma, c'era Carrie Bradshaw con la scritta Love nel portachiavi. E devo dire che è identica. E poi color oro, che a me piace tantissimo. E niente, andiamo ad aprirla, vediamo com'è fatta. Ma veramente l'ho pagata pochissimo. Allora c'è il suo moschettone, che potete anche attaccarlo alle chiavi, e la scritta è così, con un mini brillantino, vedete? Così, molto molto carino. E siccome mi doveva arrivare entro giovedì scorso, purtroppo ci sono state delle complicazioni con l'indirizzo di spedizione e me l'hanno mandato praticamente il giorno dopo, ma io stavo a Milano. Allora, praticamente, cosa mi è arrivato? Mi è arrivata questa. Io questa qui praticamente l'ho presa sia per me che per mia sorella. Allora, andiamo ad aprirla. Allora, lei ha il telefono più piccolo. Questa è quella che praticamente ho acquistato per me, vedete? È di silicone abbastanza rigido e ha tutte queste rose, scusate, sì, vabbè, oggi, ha tutti questi fiocconi, guardate come sono carine, cioè sono molto molto belle. L'ho pagata veramente una cavolata, 1,75 € più o meno, comunque a fine video vi carico tutto. E l'ho presa sia per me, che ho il 13 Pro Max, e che per mia sorella che ha il 13, quindi questa. Ok? Carina, molto molto carina. Questa praticamente l'ho presa per chi non avesse seguito l'altro video su AliExpress, guardate. Il bottiglione di latte con il finto latte e il maialino. No, vabbè, io adoro queste cavolate. Solo che è molto molto grande, guardate. Cioè, rispetto al palmo di una mano è gigante. Boh, vabbè. Per chi se lo fosse perso anche l'altro video, vi invito ad andare a vederlo. Anche i cuoricioni, sempre per chi ha il foro delle orecchie, chiaramente, non sono quelle clip. E boh, non so, mi piaceva l'idea. Poi, cosa ho acquistato? Ho acquistato, vabbè, un filo con le varie lucine. Sono quelle da mettere appunto nei vasi, ecco, per arredamento o anche per Natale. Anche se volete magari illuminare, che ne so, una tenda o un mobile o una tenda particolare della camera, si può. Poi ho preso questo, che è un contenitore di plastica per mettere dentro sia il dentifricio che lo spazzolino per viaggio. Allora, poi cosa ho preso? Ah, questo qui era arrivato in un altro pacchettino ed è il regalo di Diego. È un porta PC, uno zaino. Lui adesso sta dormendo, però glielo do poi dopo da aprire. Vi metto comunque tutte le foto, state tranquilli. Allora, poi andiamo ad aprire il pacchettino. Invece dentro quello che ho acquistato, vediamo, giusto da sue parte. Allora, questa è una magliettina che era in offerta, era un'offerta flash. Non mi ricordo il costo, però è sempre una L, ma mi sembra un po' piccola effettivamente. Ha questa manichina così. Questa manichina palloncino, la manica viene dritta, però ha praticamente la magliettina così, la manica arricciata. Mi sembra un po' piccola, mi sembra tipo una SM, non lo so, boh. Comunque andrò a provarle domani, perché le devo lavare, le devo disinfettare. Poi qui che cosa ho preso? Non mi ricordo più.
Ah, ok, questa è una maglietta, una magliettina molto molto fine. Allora, questa è sempre taglia M. Una magliettina con scollo a V, fatto tipo a uncinetto, anche questa sulle 8 euro è la propagata. Però molto molto leggera, nera, così anche per tutti i giorni. E, niente, devo acquistare un po' di magliettine perché veramente essendo che sono un po' ingrassata, niente, devo fare qualcosa. O perdo chili o compro. Queste sono le cose. Poi, cosa ho preso? Ah, ecco. Allora, questa è la scritta. È un adesivo praticamente da attaccare al muro, da parete, insomma, con la scritta laundry per la lavanderia. Vedete qui in piccolino tutti i panni. Vabbè, vi metto sempre tutte le foto in fondo al video. Poi, tacconi grande. Ah, ecco, sì, questo so qual è. Allora, ah, ecco, allora, questo è il maxi cardigan. Maxi, insomma, è un cardigan, io poi esagero. Allora, questo, ammazza queste unghie, è un maxi cardigan con la manica a palloncino. Non so se... La manica è praticamente questa. Io poi con la cosa non vedo niente. Vedete? Allora, è così. Allora, sembra, cioè, nel senso, rimane trasparente, però è di cotone spesso. Quindi, vabbè, mi piace, mi piaceva. Alla fine, sulle 17 euro l'ho pagato. E devo dire, dai, che ci sta. È bello morbido, non puzza, perché le cose di Shein a volte puzzano, per chi non conoscesse il sito. E niente, dovete essere un po' fortunati. Comunque non vi preoccupate che al primo lavaggio va via tutto, eh. Allora, qua cosa mi è arrivata? Ah, queste mi sono arrivate, guardate, sono le pantofole che vanno ultimamente. Guardate come sono morbide, tiriamole fuori dal pacchetto. No, vabbè, sono fantastiche, guardate, ma il pelo è morbidissimo. Poi c'è la gomma abbastanza spessa, mi sono raso terra, e questo è un 38-39. E siccome le calzature, come vabbè anche le ciabatte, insomma, cinesi vestono, cioè calzano molto, molto piccole, anche 1/2 numeri meno, quindi siccome ho il 37 ho preferito prendere un 38-39. E devo dire che sono molto carine, sono fatte bene, il colore è khaki e niente, devo dire che sono bellissime. Adesso cosa faccio? Le disinfetto, le disinfetto bene e poi le metterò ai piedi. Questa con un bel pigiama, bello morbido e niente, devo dire che sono contenta perché le volevo già da un po' di tempo e alla fine sono 8 euro, ma neanche le trovate. Allora, mettiamole qui. Poi, cosa ho acquistato? Ah, ok. Allora, ho preso queste unghie finte, tra l'altro sono uguali a queste, però... Sì, vabbè, sono una cosa momentanea, cioè nel senso che le ho attaccate con gli adesivi, quelle per unghie. Allora, se volete una cosa fatta bene per una maggiore aderenza, dovete mettere la colla per unghie. Io ho preso queste che sono corte, sono con la polverina tipo specchio, ok? Guardate, una cavolata anche queste. E poi, basta. Sì, basta, ragazze. E niente, questi erano praticamente i miei acquisti per quanto riguarda l'ordine di Shein. Per questo video è tutto, vi lascio tutto appunto, tutti i prezzi, quello che ho appunto acquistato, quindi tutte le foto e niente, mettete un like al video se vi è piaciuto, attivate la campanellina per non perdere i video caricati, questo è il mio indirizzo Instagram e qui c'è TikTok qualora appunto vi interessasse qualche mio video. E niente, per questo video è tutto, alla prossima, un bacione, ciao a tutte!